Bene. Allora io direi di non indugiare oltre, non. Scusate solo un attimo, interrompo, Sì. secondo me. Perché lo vedo, non so se, dunque, non mi sembra, se mi sembra bloccato, cioè che non vada avanti la presentazione, tanto per cambiare. Il che mi preoccupa, vediamo. Provo a interromperla un attimo e Ecco, prova a riaprirla. ricondividere. Se no alla peggio lo posso manovrare io se non riusciamo. Allora, nulla, facciamo allora una finestra. Una finestra. Adesso vediamo. Io però lo vedo grigio e non mi avanza. Ah no, No, sì, va, ecco. avanza. E potresti metterlo tutto schermo così vediamo. Ma sì, se vedessi, perché è molto Ah. scuro e non vedo i Ah. segnali a tutto schermo. No, lì basterebbe mettere la Ah, beh, no, presentazione. lo metto sull'apertura del computer, sulla base, su quello Sì, se no lo metti in modalità presentazione dovrebbe andare, no? Quello lì, ecco, quello, perfetto. Perfetto. Torna Ok. indietro di 2 o 3 slide e siamo a posto. No, ce l'ho io. Ah, sì, scusa. Ok. Ecco, posto. Benissimo, allora possiamo iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento di questo ciclo di talks sul tema del Mediterraneo. Stasera abbiamo l'occasione di avere qua con noi il professor Alberto Ferlenga, che saluto e ringrazio. Dopo un po' di problemi tecnici che sempre ci sono, però finalmente dovremmo essere a posto per sentire la sua lezione. L'abbiamo invitato perché Alberto Ferlenga è professore ordinario di composizione architettonica o progettazione architettonica presso l'IUAV di Venezia, del quale è stato anche rettore, credo, fino a poche settimane fa, se non sbaglio. Esatto. Quindi abbiamo, diciamo, un ex rettore, ma da poco. Alberto Ferlenga, oltre a essere un ottimo progettista e anche uno studioso di architettura, molte sono le cose che potremmo dire su di lui. Elenco solo pochissime cose perché abbiamo già, diciamo, mangiato un po' del nostro tempo a disposizione. Segnalo che ha scritto delle cose molto importanti, in particolar modo delle monografie per Electa, quella di Aldo Rossi, sulle quali molti di voi hanno studiato, anche una bellissima biografia su Hans van der Laan, e il motivo per il quale l'abbiamo invitato però risiede nel fatto che è uno studioso di Dimitris Pikionis, un architetto greco, del quale parlerà lui, quindi io non dico niente, però una figura significativa nell'ambito della architettura moderna. Il suo capolavoro sono proprio, diciamo, è la sistemazione dell'area archeologica intorno all'Acropoli. Credo che il professor Ferlenga di questo stasera ci parlerà. Pikionis è una figura centrale nell'ambito dell'architettura moderna ed è uno di quegli architetti che ha segnato un modo, un'ottica di vedere alla tradizione, alla storia, in maniera generativa, nel senso che per Pikionis il rapporto con la tradizione è fondamentale e lo porta a generare architettura sostanzialmente contemporanea alla sua età, quindi architettura moderna, ma radicata al contempo nella storia e nella tradizione. Questo è quello che un po' abbiamo cercato di tratteggiare lungo tutto il percorso di questi eventi, nel quale abbiamo guardato all'opera di alcuni maestri e
e come nell'opera di alcuni maestri il rapporto con il Mediterraneo e segnatamente con la tradizione sia un modo per dare, diciamo, sostanza e ragione alla loro opera, che però si innesta appunto nel Novecento a pieno titolo. Io lo ringrazio ancora, gli lascio la parola ricordandovi che il lavoro di Ferlenga su Picchionis è raccolto in una splendida monografia edita per Electa. Credo che tra l'altro sia stata forse la prima monografia nella quale è stato esposto il lavoro completo di Picchionis, anche con una ricchezza di elaborati, di documenti fino allora inediti. Credo che quella di oggi sia una lezione interessantissima, sia perché parliamo di Picchionis, ma soprattutto perché lo fa anche un esperto della figura di Picchionis come professor Alberto Ferlenga. A te la parola, Alberto, grazie ancora. Grazie Fabio, grazie a tutti voi che ascoltate. Già nelle parole del professor Capanni ci sono alcune premesse di una certa, diciamo così, particolarità del mio rapporto con Picchionis, che si può confermare anche con questo inizio. È un disegno che sostanzialmente definisce un omaggio di un architetto nei confronti di un altro architetto. Di fatto il mio approccio su Picchionis, la mia scoperta personale di Picchionis, diciamo è abbastanza particolare, nel senso che è il frutto sostanzialmente di una, non dico di un incontro fortuito, ma sicuramente di un incontro strumentale. Mi è capitato di scrivere un paio di libri, come già si ricordava. Uno è una grossa monografia Electa, devo dire peraltro introvabile ormai, e qualche anno dopo, e questo risale al 99, e qualche anno dopo invece un piccolo libricino, questo si trova ancora, Le strade di Picchionis, che è un approfondimento ulteriore, perché nel frattempo altre cose le avevo capite, e un focus specifico rispetto anche ai percorsi, al tema dei percorsi e al tema delle piccole città, che sono due argomenti che tratterò in questa lezione. Da una parte, Dimitris Picchionis come creatore o quantomeno ideatore, progettista per meglio dire di piccole città, in un'idea però, come vedremo, abbastanza particolare della città anche nella contemporaneità, e dall'altra parte il Picchionis che alla fine della sua vita ci fornisce un saggio, come dire, di estrema bravura, rapportandosi con un unicum, con un'opera che avrebbe, come poi vedremo, fatto tremare i polsi a qualunque architetto, e in quell'opera dando il meglio della sua esperienza e della sua cultura. Il punto di vista, come vi dicevo, è un punto di vista particolare, perché appunto non essendo uno storico, non sono uno storico, sono un architetto, anche se ho cercato sempre di leggere le vicende anche di altri architetti con una certa serietà, insomma, di documentazione. Ho sempre pensato che la storia che gli architetti costruiscono nell'arco della loro carriera, la storia che le carriere che gli architetti in generale hanno costruito come componente, come strumento del proprio lavoro, sia una storia un po' diversa da quella che gli storici invece costruiscono pazientemente documento dopo documento. Che il tratto sostanzialmente differente della storia che gli architetti legano e costruiscono attorno al proprio lavoro consista, in parole povere, nell'utilità, nel fatto di incontrare o incrociare delle esperienze di altri architetti in tempi diversi. Uno dei caratteri dell'architettura, per chi la pratica, è del non avere sostanziali differenze di tempo. Quando si fa un progetto si ha un po' di fronte tutta la storia dell'architettura, ma appunto la possibilità o la capacità da parte degli architetti di scoprire o di rivedere la vicenda di altri architetti sulla base di una necessità, potremmo dire. Non sono poche da questo punto di vista le esperienze che si potrebbero citare. Come diceva Fabio, mi sono occupato del lavoro di Aldo Rossi. Aldo Rossi è un gruppo di giovani architetti
del dopoguerra italiano, diciamo così, che lavoravano attorno a Casabella, si deve per esempio alla riscoperta di architetti come Behrens, come Loos, architetti dimenticati, che venivano a un certo punto ripescati e ristudiati, non per una particolare, come dire, uno snobismo di tipo culturale, no, semplicemente perché in quel lavoro si trovavano risposte che precedentemente non erano state considerate o viste, magari anche dagli storici. Avventure dimenticate che a un certo punto coincidevano con gli interessi di architetti contemporanei. Penso che questo sia un'attitudine importante, mi ha portato a trovare nella storia, a leggere, a rileggere la storia di alcuni architetti come un insegnamento per me di grande importanza. E ha sempre coinciso con alcuni progetti che dovevo fare in realtà. E così è stato per Picchionis quando avevo dovuto lavorare su alcuni spazi urbani, ma così è stato con Fernand Pouillon quando mi sono misurato con altri temi, o con José Plečnik quando ho studiato il rapporto fra infrastrutture e città, o ancora con Hans van der Laan in forza di questa capacità di riflettere sul rapporto tra architettura e paesaggio, pur in architetture molto chiuse, come erano le architetture conventuali di cui si riferiva, e altri, Costantino Doxiadis, eccetera, eccetera. Insomma, potremmo dire una storia privata, in qualche modo, una specie di piccolo Olimpo privato, in cui una serie di architetti venivano studiati, da me studiati, un po' per ricostruirne la vicenda e un po' per trovare spunti e strumenti al mio lavoro. Dopodiché, così facendo, è anche subentrata la percezione che nessuno, stranamente, quasi nessuno di questi architetti, qua ne vedete un piccolo esempio, insomma, un piccolo esempio di una famiglia particolare, no, che non è legata quasi da nessuna affinità, sono tutti architetti, tranne pochi architetti che non si conoscevano, ma è una famiglia che non esiste ancora oggi nelle principali storie dell'architettura e che però ha avuto il merito di misurarsi, diciamo così, in anticipo con alcune questioni che per noi oggi sono importanti. La questione dell'identità, del rapporto con la storia, la questione di un rapporto particolare con la città. Tutti architetti che hanno declinato la propria opera in linguaggi differenti, ma hanno avuto questa capacità di lavorare, potremmo dire, con l'essenza delle cose, per usare un termine che è stato usato in letteratura, si potrebbe dire erano visionari di quello che c'è, dell'esistente, di quello che è esistente, non avevano grandi, potremmo dire che non avevano grandi propositi utopistici, lavoravano sull'esistente e lavoravano anche non solo sulle specificità del loro lavoro, luoghi particolari, città particolari, ma anche sulla cultura che era necessaria o che sarebbe stata necessaria per affrontare dei temi, dei problemi di particolare importanza. Queste sono alcune delle opere. Alcune di queste opere sono anche poi nel corso del tempo diventate famose. Pensate ad Algeri, al Climat de France, questo enorme falansterio costruito in pietra da Fernand Pouillon, a San Fati, grande architetto egiziano, e alle sue opere nel deserto più profondo, oppure a Barragane, o a Plečnik con la sua geniale intuizione per cui il letto di un fiume, i bordi di un fiume diventavano l'elemento di rigenerazione urbana e ricostruzione di un centro che la sua città, Lubiana, in Slovenia, non aveva più. Che cosa accomuna allora questi architetti? Da una parte vi dicevo la loro capacità di partire dal presente, partire dall'esistente, riconsiderare la storia e misurarsi fortemente con temi relazionali, potremmo dire, con le relazioni, con le città, con i territori, in modo che le loro architetture fossero su piani diversi, ma fossero un modo per trasferire valore agli spazi che avevano attorno, fossero paesaggi, fossero dei monumenti, fossero delle città. A me ha molto interessato questo insieme, questa necessità, questo riflettere contemporaneamente a partire dai progetti anche sulla cultura necessaria per affrontare dei problemi. Perché costruire oggetti architettonici è sempre, non dico facile, ma è un'attitudine, un'attività che è sempre stata presente nella storia dell'architettura, che ha prodotto grandi capolavori e ha prodotto invece poi una quantità di opere, anche di opere minori.
In momenti particolari della storia del mondo, potremmo dire, per l'Italia, per esempio, un momento particolare è stato il dopoguerra, in cui una nazione distrutta per gran parte, distrutta in città molto importanti come Milano, come Napoli, come Torino, eccetera, eccetera, per grosse porzioni di città, a partire attraverso i suoi architetti, i suoi intellettuali, sente la necessità di costruire non solo opere diverse, che naturalmente avevano una tradizione architettonica alle spalle, ma dovevano essere diverse, ma di costruire anche una cultura che fosse differente da quella necessaria per costruire oggetti pure di grande bellezza, una cultura che servisse per ricostruire qualche cosa, una cultura necessaria in un momento di passaggio importante. Sempre facendo riferimento all'Italia, l'Italia aveva avuto grandi architetti prima della guerra, Terragni, Libera, Moretti, insomma ce ne sono tantissimi, ma nel dopoguerra il problema che si poneva era di tipo diverso. Il riconoscimento da una parte e la ricostruzione di una nazione particolare come l'Italia, di particolare importanza anche urbana e storica come l'Italia, che in quel momento per motivi particolari doveva essere ricostruita e per la cui ricostruzione non era necessario sufficiente, potremmo dire, il sapere puramente tecnico degli architetti. Serviva qualche cosa di più, serviva una cultura più ampia che legasse le questioni puramente dell'architettura a un sapere più generale che permettesse di rafforzare una cultura come quella degli architetti, che non è sempre stata una cultura forte, solo in alcuni momenti particolari della vicenda, appunto, della storia dell'arte o della storia dell'architettura. Ma perché dico questo? Beh, lo dico perché, un po' perché, come vedremo, questo discorso ha molto a che vedere con la vicenda del nostro architetto, di Dimitris Mikiónis. Un po' perché noi, credo, siamo in un momento di cambiamento particolare, un momento di cambiamento che è equiparabile ai momenti che citavo, a momenti di ricostruzione, a momenti che anche la vostra nazione conosce, a momenti che l'Italia ha conosciuto dopo la guerra, che la Grecia, come vedremo, ha conosciuto dopo una guerra particolarmente, anzi guerre particolarmente distruttive dal punto di vista culturale, identitario, eccetera, eccetera. Noi oggi siamo in un momento di questo tipo. Le distruzioni non sempre sono evidenti, certo abbiamo le guerre anche noi, purtroppo in Siria, in Iraq, eccetera, eccetera, ma indubbiamente le questioni di ordine, per esempio, climatico, cambiamenti climatici, rapporto con l'ambiente, eccetera, eccetera, segna un passaggio culturale importante in cui l'architettura deve misurarsi con qualche cosa d'altro. A fronte di situazioni come le grandi città del mondo, il ruolo delle grandi infrastrutture e così via, che non sono più comparabili al passato, ma che richiedono una rivisitazione, appunto, della strumentazione teorica culturale che serve sempre agli architetti se vogliono far sì che il loro lavoro abbia un valore più ampio della, come dicevo prima, costruzione di belli oggetti, ovviamente, che è sempre possibile. Cambia il contesto, appunto, quindi cambia la cultura necessaria per affrontarlo. Cambia il senso delle città. Anche città che noi pensiamo di avere definitivamente salvato e che in realtà non conosciamo più. Pensate per l'Italia, a Venezia, a Roma. Certo, le distruzioni, per modo di dire, di Venezia o di Roma non sono distruzioni fisiche, ma indubbiamente il peso di massa del turismo ha creato nelle situazioni, appunto, patrimonio storico urbano più importante in Italia, una forma distruttiva in qualche modo, di variazione pesante, di trasformazione pesante dietro le facciate, che dobbiamo, io credo, ricominciare a considerare, a comprendere, e rispetto alla quale dobbiamo avere delle risposte in quanto architetti da contrapporre. Distruzioni che non sono simili a quelle di Palmira o quelle di Aleppo, certo, sono di altro genere, ma sono più interne, più difficilmente osservabili, e quindi necessitano anche di una cultura dell'analisi o della lettura delle città, che anche questa purtroppo da molto tempo abbiamo lasciato perdere, e anche questo sarà importante nell'opera del nostro architetto. Ecco, Atene ha avuto
il luogo dove la vicenda di Dimitris Fikionis ha avuto inizio. In realtà ad Atene hanno avuto inizio tantissime cose, ha avuto inizio la nostra stessa cultura, ha avuto inizio la nostra stessa civiltà o una parte importante della civiltà occidentale. Atene è stato anche un luogo che ha conosciuto delle vicende molto, molto particolari, che questo quadro in parte testimonia. Il fatto di avere perso progressivamente nel corso della sua storia la sua identità, per lungo tempo dominata parte dell'impero ottomano, quindi dominata dai turchi, che hanno importato anche una cultura diversa, progressivamente ha perso il rapporto con le proprie origini, fino al punto in cui, per una vicenda particolare della storia, il momento in cui nell'Ottocento, nell'ambito delle spartizioni internazionali, una famiglia regnante di Baviera, europea, viene appunto insediata ad Atene, a regnare appunto sulla Grecia, e a quel punto, per un paradosso potremmo dire quasi della storia, gli architetti, i grandi architetti di Baviera, tedeschi del tempo, reinventano sostanzialmente una grecità che probabilmente non era mai esistita in quei termini. E a partire da qui nasce anche un'epopea del neoclassico, una certa cultura che da un'Atene rivisitata, un'Atene riconsiderata dal punto di vista del nord Europa, potremmo dire, irradia una seconda volta quasi in tutto il mondo una parte importante, consistente di una cultura, appunto, che è la cultura neoclassica. Questo è un disegno, un quadro molto bello di Leo von Klenze. Leo von Klenze è stato uno degli architetti portati da Otto di Baviera, dal principe e poi re di Baviera, in dote, potremmo dire, al suo regno. Leo von Klenze costruirà anche qualcosa e anche sarà l'autore di uno dei piani non realizzati ma importanti di ricostruzione in senso neoclassico della città di Atene. Indubbiamente in questa vicenda c'è anche una vicenda interna interessante, perché è una vicenda interna in cui un architetto famosissimo che tutti conosciamo, che è Friedrich Schinkel, un po' come succederà poi, vedremo, a Fikionis, si trova alla fine della sua vita a fare forse uno dei progetti più straordinari, cioè l'idea di collocare il nuovo palazzo reale dei re tedeschi, appunto dei nuovi re tedeschi, non ai piedi dell'Acropoli, come gli altri, anche suoi, come lo stesso von Klenze ed altri architetti avevano fatto, von Gartner che poi l'ha costruito, eccetera eccetera, ma dentro l'Acropoli, in diretto sulla rocca dell'Acropoli, nella parte posteriore del Partenone. Il Partenone diventava una sorta di giardino in qualche modo di questo palazzo reale, in un dialogo appunto a quel punto Carl Friedrich Schinkel, molto vecchio, anche un po' deluso dai nuovi architetti che stavano prendendo maggior peso anche alla corte di Baviera e a quel punto anche in Grecia, fa un po' il suo atto finale, cioè si mette in diretta relazione con ciò che era stato per sempre a distanza in Germania il suo riferimento più importante, la grecità, uno dei suoi riferimenti più importanti. E questi sono i bellissimi disegni di questa opera. Ma potremmo citare altri architetti che dalla Danimarca, la Germania, eccetera, chiamati dai re di Grecia, a quel punto, dal principe di Baviera e re di Grecia, ricostruiscono una neoclassicità che avrà un peso anche importante e fondamentale in una sorta di, in parte, reazione anche che Dimitris Fikionis metterà in atto. Chi era Dimitris Fikionis? Dimitris Fikionis è un giovane architetto all'inizio, nasce nel 1887, nasce in un periodo in cui la Grecia è da poco indipendente, e quindi in un periodo abbastanza di passaggio piuttosto importante, e morirà appunto nel 1968, un'altra data importante per altri motivi. È un personaggio particolare perché è un personaggio che, come lui stesso avrà modo di dire più volte, arriva, diciamo, un po' per caso all'architettura. Questo è un carattere, tra l'altro, che si può trovare in molti degli architetti che ho citato prima. Questo arrivare all'architettura, non dico casualmente, ma dopo aver sperimentato diverse
altre pratiche artistiche, di cui la pittura, nel caso di Pichionis, era indubbiamente la più importante. Pichionis vuole essere pittore, studia all'Accademia di Atene, ma presto chiederà appunto di essere mandato, chiederà alla sua famiglia di essere mandato, come spesso accadeva per molti giovani greci, in tour a questo punto, ma un tour di formazione, non di visita, nel nord dell'Europa. Prima a Parigi e poi a Monaco. Prima a Monaco e poi a Parigi. Le sue origini erano molto greche, molto, molto, molto particolari, anche molto isolane, potremmo dire. Possiamo dire che parte della sua vicenda, a parte Atene, che è sicuramente un centro importante, si sviluppa fra due isole, l'isola di Chios, da cui deriva la sua famiglia sostanzialmente. Il padre era un piccolo armatore, non un capitano di navi, e l'isola di Egina nel Golfo Saronico, dove passerà gran parte delle sue estati, delle sue vacanze, dove avrà incontri anche molto importanti, come poi vedremo. Queste sono due immagini che sintetizzano un po' i suoi interessi. Il primo sono uno dei tanti disegni che dedicherà, possiamo già premettere, ma lo si vede già da questo disegno, che Pichionis è stato uno dei più grandi disegnatori, oltre che architetto, ma disegnatore soprattutto del suo secolo. Ha disegnato tante volte, per esempio, le barche. Nei suoi scritti autobiografici ricorderà che la bellezza estetica per lui era sempre stata legata proprio alle linee delle imbarcazioni, per ragioni appunto familiari. Rifarà anche questo, come poi vedremo, in alcuni progetti. Quindi da una parte questa attenzione alla forma, particolare alla forma, alle forme che si esprimevano appunto non solo per le architetture, ma anche per tutta una serie di altre costruzioni, e dall'altra parte quella che vedete è una casa di Egina, la casa dello scultore Rodakis, che è stata non solo da Pichionis, ma in quei primi anni del Novecento riconsiderata sostanzialmente come una sorta di reinterpretazione in chiave diciamo moderna più che contemporanea di una casa tipica greca. Due interessi: l'interesse alla forma anche un po' astratta, alla forma appunto della nave non finita, della struttura incompleta, eccetera eccetera, e un grandissimo interesse allo studio dell'architettura tradizionale. Però c'erano gli interessi di fondo, l'interesse rimaneva quello alla pittura. E la pittura vuol dire per lui avere anche degli incontri folgoranti. Indubbiamente a Parigi l'incontro per lui, l'incontro metaforico ovviamente, per lui più forte è l'incontro con Cézanne. Cézanne sarà l'oggetto di una folgorazione, anche e soprattutto per quanto riguarda questa capacità del pittore francese di, studiare il paesaggio ripetendo costantemente il suo ritratto. Pensate alle tantissime versioni della Saint-Victoire, la montagna di Aix-en-Provence, o a queste anche altrettanto numerose rappresentazioni dei piccoli villaggi, la Route Tournant, questa la strada che gira, queste vedute che rendono appunto in un colpo d'occhio unico una piccola città. Queste due, in particolare questi due quadri, ma in realtà questa capacità sarà poi molto importante per Pichionis, che riprenderà esattamente l'andamento di questa strada per rappresentare le sue piccole città, rappresentarle più come vedute, come quasi fotogrammi, potremmo dire, in cui fosse presente anche il movimento della strada, più che in planimetrie, e con questa altrettanto vasta, ampia come volontà di rappresentare, di smontare, di fissare il paesaggio greco, fino al punto di coglierne gli effetti di fondo, di conoscerne gli effetti di fondo, in qualche modo poi di riformularne l'esistenza. Vedremo che tutto questo sta all'interno di una vicenda culturale particolare. Però Cézanne è stato anche al tempo stesso la causa del suo abbandono dalla pittura. Di fronte a Cézanne, Pichionis dice, ho percepito che non c'era per me possibilità di andare oltre, che nel campo della pittura tutto quello che io avrei potuto o voluto rappresentare era già successo,
nell'opera di Cézanne. Quindi la conoscenza di Cézanne coincide anche con l'abbandono di Parigi e l'abbandono dello studio della pittura e un progressivo rientro verso la sua patria e verso quella che era un po' la sua seconda formazione, che poi era proseguita anche al Politecnico di Atene, cioè quella dell'architetto. Un incontro importante però è stato, e questo avrà un peso molto, molto rilevante in quello che vedremo nell'opera dell'Acropoli, è stato a Monaco poi con una vicenda parallela, una vicenda contemporanea, quella di Der Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro. Cioè la rivista che Kandinsky edita a partire dal 1912 e in generale le opere delle avanguardie artistiche del Novecento, di Klee, di Kandinsky, che conosce appunto a Monaco e che, come dire, costituiscono per lui, come dire, un avanzamento, la percezione di un avanzamento possibile in forma astratta di quello che Cézanne aveva fatto invece in forma ancora figurativamente compiuta. Questi disegni teneteveli a mente perché avranno un'importanza fondamentale, poi lo rivedremo nell'opera dell'Acropoli. A Parigi fa anche un altro incontro, in realtà l'incontro era stato precedente. Picchionis, nella sua prima di partire appunto per la Francia e poi per la Germania, era stato compagno di università di un grande pittore italiano, che era Giorgio De Chirico, e aveva conosciuto la famiglia De Chirico, il fratello Alberto Savinio e così via. Avevano in quegli anni, in quei primi anni, avevano come saldato un'amicizia molto profonda. Ritroverà De Chirico a Parigi e in una serie di lettere fra i due si coglie come De Chirico chiami, cioè consideri intanto in maniera molto, molto elevata, consideri Picchionis come uno dei... una delle conoscenze più importanti della sua vita, addirittura dirà, scriverà nella sua biografia che di aver conosciuto due persone fondamentali della sua vita, una era la moglie, che qui vediamo, Isabella Farr, l'altro appunto un giovane architetto greco, Dimitris Picchionis. Di fatto, un giorno della primavera, siamo nel 20, De Chirico chiamerà Picchionis per esporgli quello che è stato il primo quadro della serie metafisica. Picchionis dirà, racconterà di essere stato il primo testimone del nascere di questa nuova pittura che come sappiamo ha molto a che vedere poi con l'architettura, che di architettura sostanzialmente era fatta. Tornando poi tra il 20 e il 21 in Grecia, tornando in qualche modo deluso appunto, arricchito da una parte dalla percezione che il mondo stava cambiando, dalla percezione che l'arte stava cambiando, quindi da una doppia suggestione artistica, la grande maestria nel disegno di paesaggio di Cézanne da una parte e la capacità sintetica e astratta di Klee o di Kandinsky, Picchionis partecipa, e qui è importante soffermarci un attimo, partecipa a una vicenda culturale importante. La vicenda culturale si dipana attorno a una rivista, si chiama Tritomati, il terzo occhio, che è il terzo occhio della tradizione buddista, l'occhio della conoscenza, insomma, della conoscenza interiore e così via, e che vede Picchionis e un gruppo di giovani artisti, letterati, filosofi e così via, riflettere su alcuni temi importanti. Siamo nel 20, siamo nel immediato dopoguerra, c'era stata la prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale aveva anche qua arrestato un processo di costruzione per identitaria nazionale per la Grecia che era iniziato in fin dei conti non molti anni prima. La prima guerra l'aveva interrotto, si tratta in qualche misura di immaginarsi una nuova identità e una nuova modernità per la Grecia. Il suo principale interlocutore in questa fase, entrambi dirigono sostanzialmente la rivista, è Nikos Gikas, tra i più importanti artisti, pittori greci, che anche lui, anch'esso nella rappresentazione del paesaggio
greco ha il suo focus più importante. Sono due disegni, uno di Gicas, l'altro di Pichiolis, e testimoniano di questa idea molto forte, un'idea di ricostruzione, come dicevo prima. C'è un obiettivo importante, l'obiettivo è un obiettivo ricostruttivo, si tratta di ricostruire in parte fisicamente l'architettura greca, ma in parte la cultura greca artistica in generale, che era stata, come dire, sottomessa a lungo non solo dai turchi, ma anche dai tedeschi, che, come raccontavo prima, e si tratta di riflettere su alcune questioni. Alcune di queste questioni, poi come vedremo, lo vedremo anche in seguito, riguardano la stessa ridefinizione della lingua greca. Eravamo in un momento in cui, in un momento di passaggio, in cui il greco classico non veniva più parlato, era subentrata a livelli ufficiali, a livelli, diremmo, ministeriali accademici, una lingua catarevusa che era una forma ottocentesca accademica, appunto, morta di lingua. Il popolo parlava il demutiki, che era la lingua del popolo, e il lavoro di Pichiones, di Gicas, eccetera, era in qualche modo anche in questa rivista di mettere assieme la parte più importante, se volete, della cultura d'avanguardia europea di quegli anni, anche con una tradizione più specifica, più territoriale, più locale, più identitaria, fatta di tante differenze. La lingua colta i dialetti in qualche misura, abbandonando quella falsa lingua accademica che alla fine non restituiva né l'uno né l'altro dei livelli. Il discorso sul paesaggio, scritto all'interno della rivista da parte di Pichionis, ha una grandissima forza. Pichionis, in poche parole, ritratteggia quella che secondo lui è l'essenza del paesaggio greco. Rispetto è anche in contraddizione evidente, in contrasto evidente con quel paesaggio inventato che si poteva dedurre o vedere nel quadro che abbiamo visto prima di Leo von Klenze, queste idee di Liak della grecità. Pichionis, per esempio, percepisce, racconta come Atene non avesse mai avuto un piano. Un piano come, per esempio, avevano avuto Mileto, Priene, un piano organico. Ma che la forza di Atene e anche la logica costruttiva di Atene era tutta da riferire al rapporto specifico con le divinità ctonie, le divinità del terreno, le divinità che stavano sottoterra, che si esprimevano in una grotta, in un fiume, in una roccia, eccetera, eccetera, rispetto alle quali si era costruito anche tutto il sistema mitologico e simbolico della città. Cioè un'idea di costruzione della città non fatta per piani, per reticoli, eccetera, eccetera, che nella vicenda greca riteneva minoritario, ma piuttosto invece fatta con una grandissima capacità di porre in relazione le architetture e il paesaggio. Una fortissima accentuazione delle relazioni, piuttosto potremmo dire che degli oggetti. Ci sono diversi scritti di Pichionis in questo, nel numero, appunto, in questi numeri, poi uscirà per breve tempo, attorno al 35, la rivista, per un paio d'anni, insomma, uscirà la rivista, e però c'è anche questa capacità di importare alcune tematiche. Una è quella delle avanguardie, un po' per analogia, anche qua, sulla base di una ricerca di utilità, quanto potevano servire per ricostruire una cultura che non fosse la cultura classica, ma che non potesse prescindere dalla cultura classica, che non fosse la cultura importata, cioè una cultura originale che si basasse su una tradizione importantissima, ma anche su una rivisitazione di questa tradizione. Ricercando anche lontane relazioni. Nel numero della rivista, beh, questo, scusate, in uno dei numeri, dei primi numeri della rivista, per esempio, viene importata un'attenzione che in quegli anni era un'attenzione che era abbastanza facile trovare fra i pittori o anche gli architetti in Europa, compresi quelli che abbiamo citato prima. Questo l'orientalismo che era iniziato molto prima, che aveva portato, per esempio, a studiare, a ricominciare a studiare il Giappone. Quindi c'erano alcuni precedenti, poi anche lo vedremo. E Pichiani si è particolarmente attratto a questa capacità della pittura giapponese di, anche qua, di fissare
questa è una delle immagini che potrebbe essere comparata a quella di Cézanne, ma Cézanne conosceva molto bene l'opera appunto dei pittori giapponesi, una delle 100 immagini del Fujiyama che Hokusai riproduce esattamente come Cézanne farà con la Saint-Victoire, e poi l'onda, e poi la pianta della Cina, c'è una volontà come di disarticolare il paesaggio per renderlo per elementi. Questo è un disegno molto bello di Piccionis, che è con tutta evidenza influenzato dal disegno più famoso di Hokusai. Peraltro quelli erano gli anni in cui molti architetti scoprono il Giappone, e forse il primo, quello che lo scopre, addirittura lo fa scoprire in qualche misura ai giapponesi, Bruno Taut. Bruno Taut farà un libro molto importante che è il frutto di una sua visita a Katsura, la villa imperiale di Katsura, in cui spiegherà, leggendo questo luogo eccezionale e ridisegnandolo, spiegherà che quel luogo, e lo spiegherà agli stessi giapponesi, che quel luogo è un misto fra l'architettura classica cinese e l'architettura tradizionale giapponese, e che può a tutti gli effetti essere considerato come un punto di partenza dell'intera cultura architettonica giapponese. E di questo ovviamente ne parlerà, questo il libro verrà ampiamente conosciuto poi in Europa, gli schizzi e così via. Quindi un'attenzione che poi sarà l'attenzione anche di Le Corbusier, l'attenzione di Gropius, che dedicherà un bellissimo libro poi più tardi, negli anni nel 60, a Katsura, e così via. Quindi indubbiamente in quegli anni la cultura pittorica e la cultura anche architettonica guardava con interesse al Giappone. In Piccionis c'è un interesse in più. Immagina o crede o pensa che la cultura greca sia una cultura di passaggio, sia una cultura in bilico tra Oriente ed Occidente, una cultura in cui convergono diverse culture specifiche, anche da molto lontano. Sulla base di questo è interessato alla cultura architettonica edilizia, anche giapponese. Ritrova elementi simili nelle costruzioni rurali di intere parti della Grecia stessa, e in qualche modo segue questa sorta di migrazione delle forme che lo porterà poi più tardi a considerare come l'architettura, come qualcosa che si fa una tradizione unica pur avendo poi tante declinazioni specifiche. Il Giappone sarà uno dei temi importanti in tutta questa fascinazione per il Giappone e in tutta la sua vicenda, sia quella di insegnante, perché farà ai suoi studenti disegnare appunto e progettare delle case da tè, avrà come riferimento appunto queste particolari tipologie giapponesi, perché gli farà riflettere sul rapporto fra interno ed esterno che questi edifici avevano, e perché anche poi in alcune sue opere, in modo particolare anche l'opera maggiore, l'opera massima, quella dell'Acropoli, cercherà anche di ripetere. Il Giappone è uno, potremmo dire, esattamente come il lavoro di Cézanne. Comincio a sommarli questi lavori, il lavoro di Cézanne, il lavoro delle avanguardie, il Giappone, alcuni degli ingredienti e degli strumenti che poi troveremo sintetizzati, mescolati nel lavoro appunto della Acropoli. Questi sono alcuni dei disegni di quel periodo. Disegni fatti continuamente, era un grande produttore di disegni, Piccionis, fatti per lo più a matita, sgommati qualche volta, inizialmente delle pitture, poi sempre più invece disegni, in cui appare con molta evidenza anche questa volontà di, appunto, di conoscenza del paesaggio attraverso gli elementi formali. Il disegno in alto è molto bello, cioè le diversificazioni, la classificazione di pezzi diversi, come se potesse essere effettivamente smontato o necessitasse di essere smontato il paesaggio per comprenderlo. E in questa sua perlustrazione, potremmo dire, continua, include non solo le parti visibili, che ovviamente erano importanti in Grecia, molto importanti, ma forse secondarie rispetto a tutto quello che la parte sottostante, la fila in basso dei disegni esprime, cioè quello che non è più visibile, i miti, le tradizioni, i racconti, che per quanto riguarda la Grecia costituivano una presenza, seppure nell'aria, seppur sospesa, forse più importante di quella espressa dai monumenti stessi. Quindi una presenza immateriale, potremmo dire, ma molto forte, molto, molto, molto presente dentro, ancora molto presente al paesaggio.
E questa sarà una percezione importante, perché una delle idee di Picchionis è che se anche un paesaggio viene totalmente o in gran parte distrutto, e questa era una delle condizioni in realtà in cui si trovava Atene negli anni in cui inizia il suo lavoro Picchionis, stava per essere, diciamo, se non distrutta, molto lesionata dagli interventi contemporanei, la sua idea è che le questioni fondamentali rimanessero sempre sospese nell'aria e che il lavoro dell'architetto nei confronti di queste potesse essere quello di colui che fa suscitare, resuscitare, riconoscere appunto qualcosa che non è più visibile. Riattiva relazioni tra le cose anche se non sono più visibili. E questo è quello esattamente che poi lui farà. Dall'altra parte però c'è anche una ricerca di altro tipo, una ricerca estremamente, diciamo così, più rigorosa, più scientifica. La fa con i suoi studenti, portandoli a viaggiare continuamente nell'entroterra, nella parte continentale della Grecia, ridisegnando e censendo case, edifici, e sulla base di questi anche trovando delle relazioni con luoghi lontani, attività, attitudini costruttive molto diverse, come quelle giapponesi, che partono dall'uso del legno, dall'uso del legno e della calce, da una certa spazialità degli interni, eccetera, eccetera. Anche questo sarà ricostruito in libri importanti, uno lo dedicherà alla sua isola, a Chios, dove appunto rileva le architetture più importanti, altre all'area di Castoria, del Pindos, eccetera, eccetera, in cui in ondate successive porterà i suoi studenti a rilevare questo patrimonio per lui fondamentale ed estremamente vivo, quello di un'architettura tradizionale che si esprime al di là di quello che si stava un po' manifestando nella Grecia di quegli anni attraverso molte differenze. Perché penso, perché dico al di là di quello che si stava manifestando? Perché esattamente quello che stava succedendo con la neoclassicizzazione dei dipinti di Klenze o di altri, cioè un'idea di uniformità della cultura classica greca, la stessa cosa stava succedendo rispetto a una sorta di congelamento, imbalsamazione dell'architettura vernacolare che veniva tutta riportata a quella bianca, un po' astratta, delle residenze isolane, che nella realtà era appannaggio solo di poche isole, perché il resto manifestava una complessità, un'articolazione, una differenza ben più ampia. Una base comune sì, ma molte differenze. La stessa cosa, la stessa attenzione la esprimeva, come si vede nel primo disegno, su questa sorta di vernacolo un po' kitsch che trasferiva elementi importanti come quelle due specie di cariatidi che vedete in case semplici. Frammentava e diffondeva la classicità a livello popolare. L'intreccio fra architettura colta e architettura popolare era un tema fondamentale, esattamente come lo era, come dicevo prima, quello tra lingua colta e lingua popolare, su cui si misuravano anche i suoi amici letterati, filosofi e così via. Queste sono alcune delle pubblicazioni, questa in particolare è quella su Chios, che appunto raccoglie il censimento, potremmo dire, di quasi tutte le forme architettoniche e non solo architettoniche della sua isola. Tenete conto che quelli sono anche gli anni in cui un grande storico come Aby Warburg, portato internato in manicomio per una serie di problemi psichici, dimostra la sua salute, sanità, con una memorabile lezione in cui dimostra l'affinità fra i sistemi di rappresentazione vascolare degli indiani Hopi in America e la pittura vascolare greca. In qualche modo Warburg dice, anche se non c'è un rapporto diretto, c'è una sorta di vita delle forme comune che tende a rappresentare gli stessi problemi più o meno nello stesso modo. E questo, come ripeto e come ho già detto, è una delle idee anche di fondo di Picchionis, che però si basa anche sulla necessità e sulla volontà di conoscere a fondo
durante il mio tempo libero, dice, nel periodo delle due guerre balcaniche e delle mobilitazioni del 15 e del 18 a cui presi parte, riempì alcuni dei limiti del mio apprendistato architettonico e iniziai i miei primi studi sull'architettura della tradizione greca moderna. Disegnai molte case di Egina e utensili conservati in musei e collezioni, mentre cercavo nello stesso tempo di registrare in una serie di composizioni architettoniche le prime idee e le conclusioni che avevano cominciato a prendere forma in me riguardo ad alcuni particolari quesiti della moderna architettura greca. Quindi la necessità di fondare su una conoscenza diretta anche quel salto in avanti che sarebbe stato necessario appunto per qualunque architetto. Sarò molto veloce, ma quelli erano anni di grande importanza per la Grecia, passaggi importanti come quello di Isadora Duncan, che ai primi del Novecento vorrebbe, e poi nel Venti, vorrebbe fondare ai piedi dell'Acropoli una delle sue scuole, che vivrà per un certo tempo appunto ad Atene e che immortalata in questa bellissima fotografia di Steichen, nei suoi scritti racconterà di una particolare capacità o possibilità che la danza dava di rimettere architetture come quelle del Partenone, fissate ormai nel loro essenza di rovina, in rapporto ritmico col territorio. La danza, secondo la Duncan, poteva riaccendere i ritmi del paesaggio e ripristinare relazioni scomparse. Beh, ci sarebbe molto da dire su questo, ma indubbiamente questo rapporto sul ritmo del paesaggio, sul ritmo delle colonne, in rapporto al ritmo del territorio, delle montagne, eccetera, eccetera, è uno dei temi su cui si basa anche l'architettura di Pichionis. Altro passaggio importante, presenza importante, è quella di Angelos Sikelianos, amico di Pichionis, grande lirico greco, che inizia sempre negli anni venti una serie, lo farà in due edizioni, di feste a Delfi, nell'idea, un po' come dicevo prima, che in Delfi fossero comunque, al di là dei secoli passati, dei millenni passati, rimasti alcuni dei dati, come dire, fondamentali, originari della cultura non solo greca, ma occidentale, e che alcune attività di tipo artistico potrebbero ripristinare, rimettere in evidenza tutto questo. Racconto questa storia che necessiterebbe. Eva Palmer Sikelianos era un'americana, moglie danzatrice, moglie di Sikelianos, la racconto perché nel 1934 Pichionis viene coinvolto in questa vicenda e gli si chiede di costruire, potremmo dire, il centro di questo ideale delfico, di questa idea di comunanza, di comunità che mette insieme appunto Oriente, Occidente, storie antiche, storie contemporanee, in una specie di piccola città, di piccolo centro che già, come si vede in questo, ma ci sono mille disegni fatti da Pichionis per questo, mette insieme appunto alcuni caratteri dell'architettura contemporanea e invece alcuni caratteri peculiari, tra cui la strada in salita, la strada che gira, che sono tipici non solo di Cézanne ma anche di Delfi. Piccole città come sarà Aixoni, un'altra piccola città fatta in anni successivi e sempre insieme a Sikelianos, nell'idea di costruire questa comunità fatta di artigiani, di artisti che lavorano insieme e soprattutto lavorano su un rinnovamento della cultura greca. Una città che non è disegnata, una città di cui viene costruito solo un piccolo edificio, la chiesa, ed è disegnata solo in immagini, in centinaia di immagini di insieme, forse più pittoriche che architettoniche, anche se casa per casa poi verrà disegnata. Piccole città, quasi villaggi, che però hanno la capacità di mettersi in un rapporto molto particolare, molto ricercato con il paesaggio, ed è questo che richiede anche un'attenzione, una costruzione particolare delle relazioni, un'attenzione alla vegetazione molto importante. La gran parte delle rappresentazioni sono di questo tipo, appunto, i punti di vista, gli scorci, anche se c'è una grandissima attenzione, per esempio, al dividere le parti pedonali dalle parti a traffico veicolare, una notevole modernità che, poi lo vedremo, avrà alcune ragioni. Una volontà, a parte la grande capacità nel disegno, di disegnare non solo la città, ma attraverso le posizioni, gli edifici, eccetera, eccetera, tutto ciò che stava attorno. Questo è un frammento di un disegno di 2 metri in cui viene disegnato albero per albero il
questo, ricostruito questo paesaggio che per lui era fondamentale come complemento della città di Aixoni, della piccola città di Aixoni, che stava nella parte superiore di questo disegno. Quello che vedete sopra era uno dei ripari, degli osservatori che disegnerà costantemente. Il disegno è bellissimo per tutta la vita. Nel 1933 un giovane architetto greco non poteva essere che fortemente attratto dall'architettura moderna e contemporanea. Il 1933 è l'anno del viaggio ad Atene, dei razionalisti, delle Corbusier, eccetera, eccetera. Pichionis non parteciperà personalmente, era molto giovane, ma sentirà questa sorta di fascinazione che lo porterà al progetto di questa scuola, che è una scuola anche molto bella, forse più loosiana potremmo dire che non Le Corbusieriana. Infatti una scuola che funziona anche molto bene con questa idea delle aule, che questo sistema gradonato che guarda verso l'Acropoli e che ha delle evidenti valenze razionaliste. L'anno successivo farà una seconda scuola che invece cambia totalmente il quadro. In mezzo ci sarà una riflessione. Il rifiuto di questa cultura un po' importata dalle Corbusier, di questa idea appunto dell'architettura greca come fatta tutta di cubetti bianchi, un po' inventata perché nella realtà non era così se non in pochissimi luoghi. Invece una riflessione, questa è una scuola, la scuola precedente è Atene, questa è a Salonicco, una riflessione sui caratteri invece peculiari dell'architettura, delle strutture, dell'architettura e dei materiali appunto in Grecia. Questa è una scuola nel cuore della città, non molto diversa dal punto di vista planimetrico, anche questa si muove a gradoni, le aule anche questo danno su terrazze differenti, ma come vedete il salto è decisivo, definitivo, e segna l'attenzione definitiva di Pichionis verso questa reinterpretazione della tradizione. Una tradizione che non intende, lo dirò mille volte, ma non intende come qualcosa di definito, di rigido, ma come il flusso continuo di forme e di idee che in alcuni luoghi trovano una fissità e che poi si manifestano anche in forme di comunanza tra loro, accomunate soprattutto dalla capacità di relazionarsi, di aprirsi verso il territorio, sia urbano che non urbano. Questi sono gli edifici fatti prima della grande prova, una casa di un certo interesse, sono gli stessi anni in cui inizia il percorso dell'Acropoli, la casa Potamianos, l'interno vede questa sorta, qui non ho grandi immagini, ma questa sorta di collage fra gli interni ottomani, i soppalchi di alcune case tipiche delle isole greche e invece proprio questa tradizione tutta giapponese che aveva studiato nelle case da tè. I disegni come sempre sono straordinari e sono disegni che rappresentano albero per albero nelle loro differenze, nelle loro che segnano poi a matita i tipi di alberi, le essenze eccetera eccetera, quindi estremamente attenti a costruire questa sorta di ambiente generale, estremamente, come dire, accurate nei dettagli, questa sorta di paesaggio che sta comunque attorno alla casa. La casa era la parte emergente di un disegno di paesaggio, potremmo dire di un micro disegno di paesaggio, che era il giardino della casa, che poi nella casa trovava il suo complemento. Ancora questo rapporto a tutte le scale tra edificio, tra architettura e paesaggio, che è fondamentale nell'opera di Pichionis. Una seconda casa, sempre di quegli anni, qualche anno dopo, sempre all'inizio del percorso del progetto all'Acropoli, la casa Garis, in parte distrutta, dove si incomincia però a vedere come il già iniziato percorso dell'Acropoli abbia comunque determinato alcuni cambiamenti, anche in questo uso un po' da collezionista delle facciate dell'edificio. L'edificio raccoglie i pezzi trovati, raccoglie tutta una serie di frammenti, diventa una sorta di espositore, cosa che raggiungerà il massimo livello in orizzontale ma anche in verticale, poi vedremo nel percorso dell'Acropoli. Ancora un altro disegno molto bello di questa casa, poi cambiata, questo è uno dei tantissimi disegni fatti in origine, poi progressivamente la casa si evolve in un altro modo. Altri disegni di questa serie continua di ripari, che è da far riferire a un'attenzione, anche un interesse particolare verso
potremmo dire, le origini dell'architettura, come la capanna dei trattati di Logeo o di altri, ma anche a un problema molto più specifico. Nel 23 la Grecia aveva perso una guerra disastrosa con la Turchia. Questa guerra comporta il rientro in Grecia, che aveva una popolazione di pochi milioni di abitanti, di quasi 2 milioni di profughi. Questa vicenda, questo grande esodo, uno dei primi grandi drammatici esodi della storia, verrà chiamata la catastrofe, e si porrà un problema enorme di ospitalità anche precaria di centinaia di migliaia di persone che avevano perso totalmente, da Smirne a tutta l'Asia Minore, i propri averi. E questo sarà un tema che affronterà in tanti disegni, in tante considerazioni, che tra le altre cose rientrano anche nelle due piccole città che avete visto precedentemente. Questo è un disegno fondamentale, un disegno importante, perché mi permette di parlarvi invece di un metodo che troveremo applicato. Poi sarò più veloce nel descrivere il percorso della Acropoli. Però un metodo importante. Questo è uno degli ultimi suoi progetti, a parte l'Acropoli, ed è stato fortemente cambiato, un hotel Xenia a Delfi. È stato per molto tempo l'unico hotel di una certa importanza di Delfi, destinato al turismo, è dentro un progetto complessivo di ricostruzione del sistema turistico greco all'indomani della seconda guerra, di cui poi qualcosa dirò. Però questo disegno, che è molto bello, l'immagine un po' sfocata, dimostra come avveniva questo rapporto tra l'edificio e l'intorno, attraverso degli angoli visuali per lo più di 45, di 30 gradi, che avevano una doppia valenza: a distanza nel rapporto col paesaggio, e che determinavano l'apertura o la chiusura delle corti, gli orientamenti dei muri, eccetera, eccetera, come per costruire degli sguardi, dei frame visivi, e dall'altra parte invece a scala minore nel rapporto più specifico con quel paesaggio più immediato, più vicino, minore, che è quello del giardino. Il giardino e il paesaggio venivano irretiti in questo sistema di sguardi, potremmo dire, di cui l'architettura diventava il punto di osservazione, il punto di selezione e di osservazione. Da dove derivava tutto questo? Da diverse cose. Sicuramente importante è la considerazione che potete trovare nell'Histoire de l'architecture, la storia dell'architettura di Auguste Choisy del 1900, ripresa ampiamente da Le Corbusier, e che ridisegna il percorso di salita all'Acropoli inserendo un tema, cioè il dinamismo, cioè il fatto che quel percorso fosse immaginato dai greci sulla base di spunti visivi successivi, percezioni visive successive. Un grande regista russo, Eisenstein, che era anche architetto, dirà in seguito che questa di Choisy era la prima descrizione che lui abbia letto di un film, sostanzialmente, e l'architettura come film. E questo film consisteva nello studiare attentamente le posizioni dell'Eretteo, della statua di Minerva, del tempietto di Atenanike, del Partenone, disassandoli, mettendoli in modo che fosse lo sguardo a tre quarti a prevalere, non quello frontale dove era necessario, eccetera, eccetera, in modo che la salita avesse un effetto dinamico che poteva essere condizionato da una serie di relazioni geometriche, di disegni geometrici. Choisy dice sostanzialmente questo, piacerà molto a Le Corbusier, non va oltre, e lo scrive in un libro, in un capitolo della sua storia molto importante, che si chiama Il pittoresco greco, laddove sostanzialmente, per farla breve, individua la differenza fra l'architettura greca per quanto riguarda la città e quella romana, nella capacità dei greci appunto di interpretare la topografia, non correggerla. I romani appiattivano la topografia, i greci invece la interpretavano, e quindi sulla base di questa interpretazione il rapporto fra le architetture, gli utenti delle architetture e il paesaggio diventa un rapporto privilegiato, fondamentale, importantissimo. Senza questo, appunto, è impossibile capire l'architettura greca. Nel 1927 un allievo
di Pichionis, un assistente allievo di Pichionis al Politecnico di Atene, Konstantinos Doxiadis, fa una tesi a Monaco di dottorato dove cerca di applicare questa regola a partire dall'uso, come vedete anche qua, degli angoli visuali, anche qua 30 per lo più o 45 gradi, che spiegherebbero la apparente confusione e casualità appunto dei templi greci. Lo applica a una diverse decine, di, a una trentina di recinti sacri in Grecia, ed arriva a considerare anche lui che forse questa è la vera regola della città greca. Quindi non tanto quella, ripeto, di Mileto e di Priene, che erano delle eccezioni, la regolarità di Prieto e Milene erano delle eccezioni, quanto quella invece di questa grande capacità di mettere in relazione appunto la visita di un pellegrino, di un religioso, di chiunque dentro un tempio, sulla base, citando Bourgeoisie, della prima impressione, cioè dell'impressione e delle impressioni successive che si possono creare attraverso una collocazione ragionata e geometricamente fondata sulla base degli sguardi successivi, come quella che viene rappresentata in questo. Costantino Doxiadis farà la sua tesi di dottorato seguito dal suo maestro, da Pichionis. Pichionis di fatto aveva già da tempo incominciato a utilizzare questo sistema e a studiarlo insieme ai suoi studenti. Ma torniamo ad Atene e iniziamo invece più velocemente una descrizione di questo percorso molto particolare. L'Atene di cui sto parlando è l'Atene che esce dal prolungamento della Seconda Guerra Mondiale. In Grecia la Seconda Guerra Mondiale, che finisce dappertutto nel 1945, si prolunga fino al 1950 per una guerra civile distruttiva interna. Quindi la Grecia che si trova di fronte negli anni 50 Pichionis è una Grecia appunto un'altra volta distrutta, un'altra volta che ha bisogno un'altra volta di una ricostruzione. Ha ormai un'età abbastanza avanzata, ma è un personaggio importante, è un personaggio molto reputato come professore, come intellettuale, e gli viene dato questo incarico di allestire sostanzialmente le visite dell'Acropoli che potevano ritornare a riprendere sostanzialmente dopo l'interruzione della guerra. La città era una città ancora sostanzialmente di provincia, una piccola città con un'unica regola urbanistica, che gli edifici non potevano superare l'altezza del Partenone. Una città, qua la vedete tra l'altro in questa vista aerea molto bella, fatta dagli italiani che combattevano contro i greci in questa. Una città che attorno alla roccia sacra, attorno all'Acropoli, aveva larghissimi margini ancora di apertura, ma che incominciava per molti versi a crescere. E vedete questa specie di anello davanti, era un anello in cemento, in asfalto e cemento, che permetteva con le macchine di entrare praticamente fin sotto i propilei. Questa specie di anello appunto che vedete, che è questo, che è la situazione appunto che si trova Pichionis. Ora qua già possiamo vedere quelli sono i punti dell'intervento di Pichionis. Sarà il rifacimento di questo percorso, la ripresa di questo altro percorso che porta fin verso il Colle delle Muse, un monumento a un eroe romano, Filopappo, e l'intervento su questa piccola chiesetta in questo punto. Tutto il resto sarà un'attività di ricostruzione del parco, lavorando sulla vegetazione, sui movimenti di terra e così via, di cui oggi rimane meno prova, meno testimonianza. Ripeto, la Grecia era stata una seconda volta distrutta, questo è un lavoro fatto da Doxiadis molto bello, in cui visualizza, per farsi pagare dagli americani la ricostruzione, le distruzioni, lo disegna graficamente, puntualmente le distruzioni, ma la cosa stupefacente in questo libro è che non ci sono solo le fabbriche e i ponti, ma anche le pecore, anche gli asini, anche il materiale umano, le stragi che sono state fatte, insomma una descrizione grafica, devo dire, con pochi precedenti anche nella storia di quegli anni. Che cosa stava succedendo in città? Beh, da una parte la città moderna, quando si vede attorno all'Accademia, stava incominciando a crescere, senza regole, senza piano, senza catasto,
Atene non ha catasto ancora attualmente, non aveva catasto l'Atene nata in quegli anni. Rimangono solo questi capisaldi di questa Grecia inventata, fatta in questo caso dai fratelli Hansen, ma da architetti o danesi, da quegli architetti importati di cui vi dicevo. Il Palazzo Reale, la sede del museo, l'Accademia, il Politecnico, cioè caposaldi di questa grecità di importazione. Mentre stava progressivamente per essere distrutta questa forma forse più interessante invece di meticciato, di contaminazione fra quegli elementi e le residenze anche povere della città. Piccole case ma che avevano come una sorta di citazione, un po' kitsch, di un classicismo o addirittura di un neoclassicismo. Questi sono i raffronti fra i due percorsi, quello a destra è quello che vi ho mostrato, quell'anello che vi ho mostrato, quello a sinistra invece è già pochi anni dopo l'intervento di Pichionis, che riduce sostanzialmente l'anello, pedonalizza tutta quest'area e interviene su quest'altro percorso che invece non sarà solo pedonale ma anche carrabile. Tenete conto che poi nel frattempo questa è l'Atene che sostanzialmente d'oggi, che ha fortemente ristretto tutta quell'area rispetto all'Acropoli. Ora, che cosa fa sostanzialmente Pichionis? Pichionis vuole essenzialmente, in questa enorme occasione, questa grande occasione, vuole ripristinare soprattutto quel sistema di relazioni senza le quali, come vi dicevo, non era possibile, secondo lui, dare un senso a quegli edifici. Quegli edifici erano isolati, oggi percepiti come isolati, quando non lo erano mai stati, erano in rapporto con questo paesaggio, ma il paesaggio veniva progressivamente distrutto. Le montagne attorno ad Atene erano scavate da cave, lesionate fortemente, distrutte. Il paesaggio della città stessa ai piedi era distrutto, erano coperti i fiumi, le grotte, eccetera, eccetera. Quella Atene Ctonia, quell'Atene misterica che aveva che era stata l'Atene, l'Atene appunto del mito delle origini, ormai non c'era quasi più. In questo disegno molto bello, in questi due disegni molto belli, però si rivede quello che ho cercato di dirvi. Questo è un luogo in cui c'erano frammenti, pezzi di mura importanti, teatri importanti e così via, di cose reali, ma anche ricordi di cose non più reali e anche miti presenti, perché in ogni luogo, dall'Areopago al Partenone, erano successe cose non secondarie ma fondamentali dentro la costruzione della cultura occidentale. La prima parte, possiamo seguire velocemente le due parti dell'intervento di Pichionis, questa è la prima parte, ripeto, quella che sostituisce questo percorso che era carrabile, questo era un loop, le macchine potevano andarci, arrivavano fin sotto i propilei e poi tornavano, questa è la placca e quindi c'era questa specie di circonvallazione che passava davanti al Partenone. Pichionis delimita questo grande parco, ne illustra le possibilità di rigenerazione attraverso la scelta degli alberi, dei percorsi, la rimessa in evidenza dei frammenti e così via, e interviene poi sul percorso. In questo caso il primo che seguiremo è questo percorso che viene totalmente lastricato e sottratto alla frequentazione carrabile. Questo è uno dei pochissimi disegni che vengono fatti, delle pochissime planimetrie. Noi seguiremo adesso la parte superiore, cioè questa, ma è già importante dire fin da oggi che praticamente non ci sono disegni dell'Acropoli. È importante dire che questo lavoro che gli era stato chiesto da un suo ex studente, Karamanlis, che era diventato nel frattempo ministro della cultura e che avrebbe dovuto semplicemente consistere nel lastricato di un'area turistica fatto in pochi mesi, in realtà si protrasse per diversi anni, per circa 6 anni. E con la disperazione ovviamente dei politici, di Karamanlis, che ogni giorno veniva in cantiere per vedere se era finito. Non si è basato su disegni, se non pochissimi, i disegni sono quelli che ci sono, sono molto accurati come questi per luoghi particolari, si è basato piuttosto su una sorta di presenza quasi da pittore rinascimentale di Pichionis in cantiere, lo vedete, è il personaggio qui, pantaloncini corti a sinistra, che ogni giorno andava in cantiere, aveva coinvolto un gruppo scelto di operai e anche di suoi studenti, e assieme
ai suoi studenti, collocava esattamente come faceva Raffaello sostanzialmente con i suoi affreschi. Raffaello disegnava le facce, le mani e poco altro. Pipionis collocava alcuni elementi e poi lasciava che la giornata fosse completata dagli operai e dagli studenti. Insomma, un lavoro a giornata attorno dei caposaldi che lui collocava. E quali erano i materiali di questi caposaldi? Beh, quello che lui trovava. Quello che lui trovava, per esempio, scavando. E quello che stava per, costantemente, quotidianamente, veniva distrutto da quell'Atene neoclassica di cui avete detto, di cui vi ho detto. Quell'Atene che veniva smantellata, le case smantellate, e lui recuperava con i suoi studenti i pezzi di cotto, i pezzi di marmo. Dove non ne aveva sufficienza, ricomponeva con altri pezzi. Chiedeva ai suoi amici del Museo di Atene pezzi che erano stati trovati all'Acropoli, ma poi erano stati collocati nei magazzini. Insomma, in questa specie cioè di grande collage, di fantastico collage, che visto dall'alto ha un po' l'aspetto di un paesaggio, di un territorio visto appunto da un'immagine aerea. C'è un tema, una descrizione molto bella nella sua autobiografia estetica che appunto Pichionis, che è presente nel primo libro che avevo fatto, che parla di come una delle sue volontà era di ricostruire un paesaggio attraverso gli sguardi dei turisti e attraverso anche una ricostruzione di un micro paesaggio a terra, ai piedi delle persone, quel paesaggio che nella realtà era andato distrutto. Il paesaggio di Pichionis ci porta, questo paesaggio, ci porta a guardare a terra. Come spiegava Pichionis, lo invitava suo nonno a fare nelle passeggiate attorno all'Acropoli quando era bambino, guardare i sassi come fossero montagne, le pozzanghere come fossero mari, eccetera, eccetera, il rapporto fra un micro paesaggio e un paesaggio più ampio, e nello stesso tempo ci conduce verso alcuni punti di vista particolari, dove è possibile escludere quello che la città è diventata attraverso artifici architettonici o vegetali e ripristinare invece delle relazioni a distanza. Queste sono alcune delle immagini, molto belle, usa al tempo stesso anche gli scarti della lavorazione dei marmi nelle montagne attorno, come risarcisce in qualche modo questo luogo riportando i marmi, che erano poi gli stessi marmi che erano stati utilizzati per costruire il Partenone e gli altri templi. Insomma, una sequenza di immagini bellissime che ha sempre una capacità evocativa e anche di conduzione, cioè ti porta a vedere alcune cose, ad alzare lo sguardo quanto necessario e a costruire attorno al percorso principale una serie di micro paesaggi, cui anche evidente, poi velocemente lo vedremo, anche questo rapporto con i giardini zen giapponesi che sarà in quegli anni per lui fondamentale come riferimento. Questa attenzione è parossistica, ovviamente non sono necessari, possibile, non è possibile controllare attraverso disegni tutto questo, ma attraverso una costante presenza in cantiere. Queste sono alcune immagini odierne, ovviamente la presenza dello sguardo, il rapporto fra lo sguardo e il percorso e i monumenti è fondamentale. La seconda parte del percorso invece si allontana dall'Acropoli, è questo che vedete, attraverso una vecchia linea di mura tardo-greche, passa da una piccola chiesola bizantina, sale verso un punto d'osservazione, da cui ancora una volta si guarda l'Acropoli. Primo punto di partenza, punto più evidente, è la chiesa di San Dimitris Lombardiaris, che era una chiesa, una piccola chiesa. Questo qui è già inserito il progetto di Pichionis. La chiesa era solo questa che vedete in corrispondenza della croce. Pichionis aggiunge un nartece, aggiunge un portico, aggiunge dei padiglioni. Ancora una volta costruisce la posizione di questi padiglioni attraverso la possibilità di guardare all'Acropoli. Vedete quelle linee che vedete hanno dei nomi, hanno Partenone, Tempietto di Atene, che guardano verso, mirano, inquadrano l'Acropoli. Il resto è una pavimentazione particolare, ma questo rapporto, tra le altre cose, ha anche un senso. Questo è il luogo, si chiama San Dimitris Lombardiaris, in memoria delle bombarde, Lombardiaris bombarde, che i veneziani, in modo particolare l'ammiraglio Morosini, avevano collocato in questo luogo, perché questo luogo aveva una vista particolare sull'Acropoli, per bombardare l'Acropoli. Cioè la grande distruzione dell'Acropoli, il pezzo mancante al centro dell'Acropoli, si deve a questa
attività svolta da, di bombardamento svolta da Morosini nel 1687, che porta i veneziani a distruggere in parte uno dei capolavori dell'umanità. Le bombarde, per una parte, erano collocate esattamente qua, e nel nome, appunto, rimane il ricordo. E Picchioni ripristina questa relazione, che non è più bellica, non è più di guerra, ma è di pace, di rilassatezza, e anche comporta il fatto che attraverso questo padiglione, attraverso una serie di espedienti, velocemente lo vediamo, si riesca a cancellare la vista dell'Atene moderna che stava crescendo e rimettere in relazione questo spazio solo ed esclusivamente con i monumenti dell'Acropoli. Tantissimi sono i disegni, anche qua molto belli. Questo è un luogo dove diventa sempre più evidente anche il rapporto con l'Oriente, il rapporto con il Giappone, con la Cina. Qua si vedono il padiglione d'ingresso, il portico messo davanti alla chiesa, il padiglione da tè, è una casa da tè, non a caso, sullo sfondo. Queste sono immagini d'epoca, qua siamo all'interno del cortile. Poi si capisce che, per esempio, l'ingresso, questo che vedete, non è messo lì a caso, ma continua, inquadra questa linea che era la linea delle mura, delle ultime mura di Atene. Davanti passava la strada per il Pireo, le mura non c'erano quasi più, ma viene liberata questa traccia, e la porta diventa un elemento di relazione fra questo percorso, le porte storiche non c'erano più, questo percorso e questo piccolo recinto. La porta anche qua spiega una situazione storica. Pezzi di questo edificio, tutto questo edificio è costruito con i pezzi delle case neoclassiche di una scuola, in particolare smantellata per costruire l'Atene moderna. Tutti i pezzi vengono recuperati e l'edificio diventa una specie di memoria e di collage, tutto questo, ma soprattutto l'edificio diventa una macchina della visione. L'edificio inquadra, si appoggia all'Acropoli, elimina, definendo una barriera sulla parte di sinistra, su questa parte, la visione dell'Atene che pure era presente a destra e a sinistra, e ripristina una relazione per mantenere la quale, Picchioni scrive, bisognerà tenere gli alberi bassi, non dovranno esserci alberi verticali, perché è solo la verticalità dei pilastri che deve vedersi, ma una situazione cespugliosa più bassa, che oggi peraltro purtroppo è cambiata. Ci sarà una relazione quasi parossistica fra la misura di queste colonnine, di questi pilastrini tagliati a laccetta, quindi tagliati a mano, e le relazioni del Partenone, come se i numeri potessero, i ritmi, un po' come pensava la Duncan, potessero essere anche appannaggio non solo della danza, il risuscitare i ritmi, ma anche dell'architettura attraverso il numero, attraverso la ripresa di alcuni numeri. Qua lo vedete, questo effetto di relazione. E considerate che l'edificio, questo a sinistra, è un po' considerato e costruito come proprio veramente come la capanna di Loger, come l'origine del tempio, come se in questa relazione si volesse mettere in rapporto per il visitatore appunto l'origine del tempio, questo portico con le frasche eccetera eccetera, e il tempio nella sua espressione massima. Una macchina della visione, potremmo dire, è anche in qualche modo una macchina temporale che illustra l'edificio. Immagini un po' sfocate dell'interno, anche qua con questa aria molto molto giapponese, e alcune immagini odierne. Davanti scorre il secondo tratto del percorso, che questa volta, essendo destinato anche ai pullman, anche alle corriere dei turisti, non è più solo di pietra, ma viene innervato anche da delle costolature o degli inserti di cemento. Il portico in fianco alla chiesa che guarda verso il percorso a sinistra, che prima non c'era, sul fondo vedete la porta d'ingresso, e questo rivestimento della chiesa, che viene rivestita con questa come camicia, potremmo dire, che anche qua contiene tutto quello che si trova: cocci, pezzi di bottiglie, pezzi di vasi greci, pezzi di templi, un po' di tutto, insomma una specie di grande collage che costruisce una geografia anche un po' fantastica sui muri di questo piccolo edificio. Questa è la situazione oggi, in parte compromessa, ma in parte ancora evidente in questa volontà di rapporto molto forte, inquadrare l'Acropoli, fare da cornice all'Acropoli. Ancora uno scorcio di questo luogo oggi, e questo incredibile percorso, dove qui sì
diventa evidente il rapporto con Mondrian, ma soprattutto con Klee, con Kandinsky, perché queste specie di grandi geroglifici, di grandi lettere, di grafie, hanno una spiegazione un po' nel rapporto col paesaggio, un po' strutturale, perché appunto sono fatte per rinsaldare il percorso, ma anche in questa, come dire, passaggio all'astrazione, cioè dalla figurazione del primo percorso, del territorio aereo quasi del primo percorso, all'astrazione di questo percorso che si allontana e che si nutre di quell'arte contemporanea di cui vi ho detto. Vedete, un percorso che si allarga sempre ai suoi lati, non è mai definito, non è mai chiuso, fatto di grandi figurazioni che non è facile riportare a una logica che non sia una logica formale, dove la pietra convive col cemento che viene battuto con delle verghe d'acciaio proprio per simulare anche in parte la pietra, che definisce anche qua questi percorsi che hanno sempre un senso però nel definire o nell'isolare alcuni pezzi del paesaggio reale, che viene coinvolto. Vedete, qua viene sempre coinvolto una roccia, i bordi sono l'occasione per saldare delle relazioni con quel micro paesaggio che è l'unico paesaggio superstite attorno all'Acropoli. Anche qua lo vedete in un altro dei passaggi, e qui è abbastanza evidente, queste erano quasi pleonastiche, ma il rapporto appunto con questa arte d'avanguardia, cioè in qualche modo è come dire nel riutilizzare, nel resuscitare alcune, nel riflettere sulla tradizione, nel resuscitare alcune relazioni, Picchioni non usa mai il linguaggio classico, non c'è mai una citazione diretta, usa piuttosto una forma di frammentazione anche materiale di quel linguaggio, dei materiali di quel linguaggio, che lo porta a utilizzare l'arte d'avanguardia di quegli anni come un tramite interessante per mettere insieme tradizione, potremmo dire, e modernità. Certo, è qualcosa che non può essere replicato, ecco, una delle forse delle principali forma quasi di conclusione iniziale, osservazioni che si può fare, che questo è qualcosa che il cui metodo può in qualche modo essere ripreso, cioè la capacità di evocare qualcosa, di ricostruire relazioni, paesaggi, eccetera, ma indubbiamente nel momento in cui fosse replicato più o meno così com'è, diventerebbe penosa. In parte questo è stato fatto nell'Atene dei nostri anni. Ecco, vedete parte di questi paesaggi che riprendono in minore un paesaggio più grande. Ricostruiscono attraverso uno scolo d'acqua un rapporto con una roccia, quel rapporto ormai perso a distanza con le montagne o con i grandi fiumi scomparsi. Arriviamo al fondo di questo, nella parte sommitale di questo percorso, ed è un belvedere, e anche della costruzione di questo belvedere riprendono i temi. È un disegno quasi archeologico, recupera delle presenze archeologiche, ma anche qua, se lo potessimo vedere meglio che non in questo disegno, osserveremo i soliti angoli visuali che mettono in relazione ognuno degli oggetti che poi sono sedute, sono panche, altro, presenti in questo luogo. L'Acropoli è in questo lato, e da ognuno di queste sono tutte sedute, e da qui partono le linee visuali, sono tutte orientate, compreso l'ingresso, compreso la porta, in modo da vedere parti distinte, come sezionare con lo sguardo parti del panorama a distanza. E questo è un po' l'effetto, questo è il luogo, un luogo di grande fascino, anche di grande relax, in cui c'è la migliore vista dell'Acropoli, anche qui in modo che l'Acropoli possa sembrare come ancora oggi, come qualcosa di intatto, e questa relazione si ripristini tra chi la guarda a distanza, tra il paesaggio a distanza e lei stessa, e ridare vita al movimento, potremmo dire, in qualche misura. Un'immagine dell'oggi, anche qua vedete a terra tutto quello che recupera tegole, recupera pezzi di cotto e li ricostruisce in queste figure, dove però è importante la posizione di chi si siede in questo luogo in rapporto appunto con... Questo purtroppo il paesaggio è molto cambiato, la parte a destra avrebbe dovuto essere coperta da questa parte, da alberi più alti, questa avrebbe dovuto essere abbassata, ma poi nel corso del tempo ci sono state molte variazioni. E comunque il percorso finisce in questa straordinaria serie di decine e decine di piccoli interventi, non c'è più
quell'idea di fiume quasi che il percorso precedente aveva nella sua larghezza, ci sono solo dei piccoli innesti che bisogna in qualche modo trovare, scovare all'interno del paesaggio, che diventa sempre più paesaggio, quindi è sempre meno costruito, e che portano poi alla fine, fatte una per una da Picchionis, che portano poi alla fine al monumento, che è il punto, monumento a Filopappo, come dicevo, un monumento romano, che è il punto di conclusione e di fine di questo percorso. Sono come un po' le briciole di Pollicino, un racconto fiabesco che il protagonista lascia a terra per far riconoscere la strada. Sono piccoli pezzi separati. C'era stato in quegli anni, e qui dà ragione di molte cose, era uscito uno scritto importante nel 59, si chiamava Le Jardin de Rocher, scritto in francese, da Nikos Kazantzakis, che è l'autore di Zorba il Greco, l'autore dell'Ulisse, di un Ulisse rivisitato rispetto a quello di Joyce, rispetto a quello classico, in cui la vita di Ulisse continua dopo Itaca, e che parla appunto del giardino delle rocce, del giardino giapponese e cinese. Nikos Kazantzakis era un grande amico di Picchionis, si trovano insieme a Egina, discutono, e sicuramente questo è uno dei libri che spiega anche questa forte accentuazione dell'altra componente di quel paesaggio, quella soprattutto che si misura con le rocce, con l'acqua attorno, che è la componente giapponese. Quindi, come si può dire, le tre componenti principali, il rapporto con l'origine, il rapporto col movimento, anzi quattro, il rapporto con la frammentazione, potremmo dire, ma è poi questa ancora idea che la cultura giapponese architettonica avesse riflettuto più di altre, non solo sulla costruzione, sull'uso per esempio del legno nella costruzione di edifici, ma anche sul rapporto fra edifici concepiti in forma aperta e paesaggio. Questa è l'ultima opera di Picchionis, è un piccolo parco giochi, abbastanza oggi modificato, ma dove ancora una volta alcuni elementi mettono assieme, potremmo dire, una tradizione, che era una tradizione quasi del nord, Picchionis aveva rapporti anche con la Norvegia, con la Finlandia, aveva portato i suoi studenti e così via, e del Giappone, a riprova di questa costante idea di rimescolamento che per lui era una questione fondamentale. L'identità per lui doveva essere movimento, doveva essere rigenerazione continua. Non è un caso che per ritornare un attimo e concludere sull'Acropoli, sul percorso dell'Acropoli, viene scoperto sostanzialmente negli anni 60 da un grande storico, Lewis Mumford, americano, che nella sua storia della città scrive di aver incontrato ad Atene l'intervento di questo geniale, per lui, architetto greco, che si differenzia molto fortemente dagli altri interventi fatti attorno all'Acropoli, per esempio la ricostruzione dello Stoa di Attalo fatto dagli americani o altre ricostruzioni, perché ha la capacità, lui dice testualmente, di rimettere il movimento in atto attraverso l'architettura, il movimento tra le cose. Quindi lavorare non tanto sulle cose in sé, ma sulle relazioni, su ciò che gli artisti chiamano l'in-between, il rapporto tra le cose, lo spazio tra le cose, per far sì che le cose stesse, in quel caso il Partenone, i templi, eccetera, riacquistassero queste relazioni che, come abbiamo visto, erano state anche alla base della loro costruzione. Questo è l'ultimo appunto intervento, anche qui è anche il momento in cui Picchionis riflette un po', fa il punto sulla sua idee, dice, come vi dicevo un po', arrivai al punto di individuare la tradizione di tutto il mondo come uniforme e rispettosa dei principi immutabili nel tempo. I principi della tradizione sono eterni, le forme variano. E c'è questa idea che lui riporta sia alla città, quando ne parla, sia al paesaggio e sia all'architettura. Quindi di una tradizione del mondo in cui le forme continuamente si rimescolano, dialogano fra loro, di una forma di geografia, di migrazione formale che poi spiega delle assonanze anche in luoghi che non hanno avuto dei rapporti diretti, ma perché l'uomo poi risponde in modo simile alle stesse esigenze di rappresentazione del mito, della fede, eccetera, eccetera. Ma poi le forme variano e le forme si nutrono anche di territori specifici, di storie specifiche. In questo caso è un piccolo parco giochi e diventa ancora più importante, più necessario lavorare un po' come aveva fatto l'Acropoli, ma qui in modo ancora più esasperato, lavorare per storie,
Cioè le architetture rappresentano storie all'interno di questo piccolo recinto. Non c'è un disegno, abbiamo cercato di ricostruirlo utilizzando appunto i sistemi degli angoli visivi e torna, e tutto torna, la presenza di ognuno di questi interventi torna. Questi interventi sono da una parte disegni, potrebbero essere disegni di Picchionis che diventano architettura, dall'altra parte i suoi rapporti, l'edificio che vedete sulla destra è spiccatamente di matrice giapponese, ma l'architettura greca della montagna aveva anche rielaborato le stesse forme, lo stesso rapporto tra il bianco dell'intonaco e il legno. C'è l'idea, c'è la storia del naufragio o della barca in costruzione, dell'approdo in questo piccolo laghetto sulla destra, la storia dell'iglu e quindi di mondi lontani. Tutto questo è stato in gran parte manomesso, ma è ancora nelle immagini d'epoca, ma anche un po' nel presente, ancora possibile appunto comprendere come ci sia questa idea del racconto come elemento ossatura un po' di tutta l'esperienza. Quindi non tanto il disegno, ma la successione di racconti diversi e che costantemente, tra l'altro, devono dialogare tra loro. La porta con l'iglu, la porta con la barca, eccetera, eccetera. Quindi il rapporto visivo deve essere importante. Esattamente quel rapporto visivo che oggi in parte si è perso. Questa è un'immagine del restauro e del restauro attuale. Questo è un bellissimo dettaglio che potremmo trovare, tra l'altro, identico a Katsura in Giappone. Ed è un dettaglio della recinzione del parco giochi. E concluderei con questa bella immagine e con questa piccola frase, breve frase, che però un po' spiega benissimo il grado di partecipazione all'opera che specialmente l'Acropoli Picchionis ha avuto. A volte percepivo che nelle fondamenta che penetravano in profondità, nella terra, nei volumi delle mura e delle volte, la mia anima era una pietra fra le tante, murata nella massa anonima delle altre pietre. Dimitris Picchionis. Grazie. Allora, ringrazio il professor Ferlenga per questa straordinaria lezione su uno straordinario architetto come Picchionis. Veramente grazie. Credo un'occasione importante per tutti voi aver assistito a una lezione come questa, una cosa preziosa che credo vi porterete con voi. Siamo un po' lunghi, Alberto. Credi che abbiamo 5 minuti se c'è una domanda? Io non sì, io ci sono, insomma. Va bene, allora siamo vicini alla chiusura, però se c'è qualcuno che vuole fare una domanda abbiamo ancora qualche minuto. Buoncore, ha alzato la mano. Sì, buonasera. Volevo fare una domanda al professor Ferlenga. Abbiamo visto, ci ha mostrato anche dei disegni, anche molto esplicativi, di un'operazione di smontaggio di alcuni elementi, sia culturali ma anche architettonici, e in qualche modo poi il rimontaggio di questi elementi nelle architetture di Picchionis. Volevo capire se questo rimontaggio in qualche modo può essere interpretato come l'operazione attraverso cui ricostruire un'identità e in qualche modo reinterpretare la tradizione. Quindi in qualche modo se l'identità è una ricomposizione di elementi del passato. Diciamo che Picchionis ci dà l'indicazione del giusto equilibrio che bisogna conseguire. Ci dà due indicazioni, io credo, che quando si tratta di un argomento così complicato come quello dell'identità, che tra l'altro noi tendenzialmente descriviamo, citiamo al singolare, ma dovrebbe essere citato al plurale, sono sempre tante le identità, come la storia, la vicenda architettonica di Picchionis dimostra, no? Sono tante identità che poi si fissano in casi particolari, ma dove la parte più affascinante è proprio l'intreccio, l'incrocio, il dialogo che avviene poi nella costruzione di forme che sono al tempo stesso riferite a quell'identità, ma anche molto diverse. Lui ci spiega due cose, ci spiega che uno è la necessità di conoscere. Cioè, la cosa che, e questo lo possiamo fare anche un raffronto fra quelle che sono state alcune vicende dell'analisi urbana italiana, per esempio. Cioè, una necessità che a un certo punto, in Italia era successo nel dopoguerra, insomma, ma anche Raffaello l'aveva praticata, la necessità, il pensare che fosse necessario comprendere il funzionamento delle cose, quindi delle forme architettoniche, non come modalità per poi avere delle garanzie
per progettare, ma come creazione di una forma di sensibilità, diciamo, di conoscenza e di sensibilità, senza la quale le opere complesse difficilmente si riescono a fare. Quindi che ci sia fra gli ingredienti di questo rapporto molto particolare fra tradizione e modernità, uno degli ingredienti sia la conoscenza, cioè conoscere i luoghi, come diceva Raffaello al Papa quando gli proponeva di rilevare non solo i monumenti, ma tutta Roma, proprio per comprendere come avesse potuto essere la trasformazione della città. Non era un antiquario, era uno che diceva e bisogna disegnarla, diceva Raffaello, non come i pittori, bisogna disegnarla con gli strumenti degli architetti. E addirittura lui aveva inventato degli strumenti. Quindi una necessità che Picchionis afferma nello studio dell'architettura vernacolare, nello studio di queste relazioni, diciamo invece più interne all'architettura classica e così via, considerava come questione fondamentale. Come considerava questione fondamentale la visita diretta, l'osservazione diretta, portava i suoi studenti costantemente in sopralluoghi, in viaggi, eccetera. Quindi cercava di far capire tutto questo. Dopodiché non aveva neppur lontanamente l'idea che questo desse garanzie di sorta. Cioè, nel senso, automatismi, rendesse leciti automatismi di sorta. Infatti non cita quasi mai nulla. Quello cita magari delle cose che riguardano il Giappone, ma per spiegarci che c'è un'assonanza fra due culture, per spiegarci in un modo molto visivamente chiaro quello che alcuni artisti di quegli anni, alcuni studiosi, Fenelosa, fine 800, eccetera, avevano già detto, cioè che la cultura giapponese, con un qualche azzardo storicamente, che la cultura giapponese era originaria in qualche misura per strani passaggi, Alessandro Magno, eccetera, eccetera, dalla Grecia. Cioè, indimostrabile, ma in qualche misura Picchionis ci dice un po' la stessa cosa rispetto a questi intrecci. Lo dice per accenni e lo dice facendo qualche cosa che non è mai esistito però, cioè non viene citato nulla, mai nulla. E ci dice anche un'altra cosa, che forse questione fondamentale in questo rapporto molto particolare che diventa molto delicato, specialmente quando si è in presenza fisica, come con l'Acropoli, diventa molto importante, potremmo dire, il non finito che lui pratica nei suoi disegni, il non finito che pratica nei suoi progetti, cioè quella non finitezza un po' michelangiolesca che permette l'opera, anche d'architettura, di essere messa completata in qualche misura dall'esistente. E lui voleva questo completamento, perché lui era interessato non a fare un lastricato, un bel lastricato vicino all'Acropoli, ma a mettere in relazione le due cose, attraverso il punto di vista di chi le percorreva, che viene condotto in alcuni punti e gli si impedisce di vedere altre cose. Per far questo, la non finitezza, lo sfrangiare per esempio i lati del percorso, il non chiudere mai, il dare questo senso di un po' archeologico, ma che poi non è neanche archeologico, perché poi quando si vedono i grandi inserti cementizi è estremamente contemporaneo. Però attraverso questa sfida culturale, lui effettivamente riesce a rendere quello che giustamente Mumford vede, il movimento, cioè ridare movimento a questa cosa. Ovviamente non è una cosa che può essere fatta, diciamo così, in modo completo, ma è esattamente il contrario di quello che von Klenze fa disegnando la sua idea dell'Acropoli, come sistema completo. Picchionis dice, ma lo dice anche nei suoi scritti, il paesaggio non è mai completo, si compone nel corso dei secoli, dei millenni, è sempre frammentario. E il modo migliore per accostarsi a questo paesaggio è di essere noi stessi frammentari. Ovviamente citando e utilizzando le forme del nostro tempo, o una nostra trasfigurazione delle forme del passato. Però non si troverà mai nel suo lavoro un capitello, se non un capitello vero, magari trasportato, citato, affondato in una situazione straniante, eccetera, eccetera. Quindi lui ci dà con almeno due indizi. Uno è quello della conoscenza, cioè di quanto sia importante conoscere la ragione vera degli edifici dal punto di vista di un architetto. Questo è il punto di vista che lui mette in campo, non dal punto di vista di uno storico, che ha altre ragioni, dal punto di vista di chi si mette nello stesso modo d'essere. Quindi questa è una delle sue, e l'altra cosa è questa sorta di equilibrio basato anche sulla non completezza delle cose. Cioè, nulla è completo in quel paesaggio, però in base a questo tutto si completa con quello che è attorno, si incuriosisce di quello che è attorno. La ringrazio.
Bene, direi che siamo in fondo. Il Siamo tempo in è fondo. quasi scaduto. Alberto, grazie ancora veramente Figurati. per la disponibilità e per questa splendida lezione. Grazie Quindi a voi. io saluto voi tutti per essere stati presenti. E niente, vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Buona serata a tutti, grazie. Arrivederci, ciao Roberto. Ciao Arrivederci. Alberto, grazie. Ciao ciao. Arrivederci.